Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Sirico92 e ci troviamo oggi in un video su Warzone. Nel video di oggi ragazzi vi porto una vittoria su Caldera, ritorno quartetti, con quella che secondo me può essere un'ottima classe meta o se non è meta, semi meta. Sto parlando della classe formata dall'arma guerra e l'automation one nation, one station. Per l'arma guerra, settaggio devastante, super forte, super stabile, volata, convoglio di rincuro, canna immerito 550, lastra ottica riflettente, calcio immerito TA base, sottocanna, calcio anteriore carver, caricatore da 60 colpi con munizioni allungate, impugnatura in resina vegetale, specialità 1. Vitale e specialità 2 celerità. Per l'automaton ho fatto alcuni cambi che risultano meglio. Quest'arma risulta ancora meglio controllabile. Volata, silenziatore MX, canna ZAC 600, ottica G16 con il mirino a puntino, perché come ben sapete l'ottica 3-6x adesso ha ricevuto un nerf nella parte 6x, quindi si muove molto di più e soprattutto con l'ottica 2,5x ha meno rinculo. Calcio Anastasia ambottito, calcio anteriore carver che secondo me controlla meglio il rinculo rispetto al fermamano. Caricatore da 75 con munizioni allungate, impugnatura lavorata uguale che controlla meglio il rinculo di quella in polimeri, presa salda e specialità 2, carico massimo. Ragazzi, provate queste due armi del diavolo e fatemi sapere che cosa ne pensate. Mi raccomando, abbonatevi al canale per non perdere mai questi video pazzerelli del Siricone. Dai! Da fare. Cassa di scorte marcata, prendetela. Saldi terminati, prezzi tornati alla normalità. Contatto ostile. Palla. È uno dei parametri di missione. Contatto. Siete in 25 nell'area operativa. Membro della squadra in rientro. Ho bisogno di colpi di medio calibro. Gas in arrivo! Sotto attacco!
Ah, è andato a spiegare. Tiro una granata fumosa. C'è un nemico! La zona sicura. Lancio di equipaggiamento in arrivo. Per se fossi nemico marcato. Non c'è Paola? Qualcuno prenda quella corazza! Thank you.
GG. GG guys, GG no.